La biblioteca più antica del mondo raccontata a fumetti. Nei secoli bui, segnati dal crollo della potenza romana, le mani degli uomini erano abituate all'uso della spada e della zappa. Ma a Verona, un gruppo di frati usavano la loro manualità per trascrivere le grandi opere letterarie dello scriptorium. Frate Ursicino fu il primo che al termine della trascrizione mise la firma e la data, anche se era vietato a quell'epoca. Grazie a lui abbiamo una data certa, 1° agosto 517, e il nome del frate. Il codice con la vita di San Martino è la testimonianza più antica, datata e inconfutabile del centro scrittorio annesso alla cattedrale. Nel 517 d.C., il clero locale, grazie all'appoggio di re ostrogoto Teodorico, che aveva eretto la sua dimora a Verona per soggiornarvi con la sua corte, poteva impiegare forze notevoli nell'incrementare l'attività del proprio scrittorium. L'attività dello scriptorium ebbe inizio con San Zeno, vescovo di Verona, che sosteneva ed incentivava la cultura. Lo scriptorium a Verona custodisce 1100 antichi codici che sono documenti unici e oltre 300 incunaboli che sono libri nati con l'evento della stampa, dal 1450 fino al Natale 1500. Lo scriptorium dei frati canonici del capitolo assunse poi il nome di biblioteca capitolare, in quanto cominciava ad arricchirsi di testi, codici nuovi, tra cui l'Evangelario purpureo veronese, il codice quindicesimo che è l'Institutiones de Gaio, opera unica al mondo che contiene la giurisprudenza romana classica. La tradizione culturale e spirituale della biblioteca fu oggetto di attenzione, di cure e di studi, ma anche di sottrazione. Per fortuna qualche codice di provenienza straniera approdò a Verona. Su un antico codice scritto in Spagna, un frate emanuense fece una prova con una penna d'oca, la intinse nell'inchiostro e scrisse una frase che divenne famosissima. La frase era: mandava avanti a 6 buoi, arava prati bianchi e teneva un aratro bianco, e un negro seme seminava. Il significato di questa frase è che la penna bianca era come l'aratro che incideva, praticamente scriveva, e il negro seme era l'inchiostro che cadeva sulla pergamena. Questa scoperta è definita l'indovinello più antico in italiano in lingua volgare. Siamo nell'VIII secolo, dominato da Carlo Magno nel Sacro Romano Impero. Carlo Magno consigliava a tutti di andare a studiare a Verona. Era ritenuta da lui l'Atene d'Italia per l'elevata cultura. Nel X secolo, con il vescovo Raterio, a Verona nacque la prima rappresentazione illustrata della città di Verona, iconografia rateiana. È la magnificenza monumentale della città di Verona raffigurata. Nel primo Medioevo, la Biblioteca Capitolare di Verona si arricchì di nuovi codici,
grazie a ricche famiglie veronesi e a uomini di cultura che soggiornarono nella città. Divenne così tra le più ricche d'Europa. Dante Alighieri nel 1320 si recò a Biblioteca Capitolare dai canonici per consultare antichi testi che poi utilizzerà nelle opere sue, tipo la Divina Commedia. Anche Francesco Petrarca venne invitato a Verona nel 1345 a consultare libri della Capitolare. La biblioteca attraversò momenti tristi. L'inondazione dell'Adige del 1882, che col fango rovinò 11.000 pergamene dell'archivio capitolare, e il 4 gennaio del 1945, durante l'ultimo periodo della guerra, le bombe rasero al suolo l'aula maggiore. Fortunatamente, Monsignor Turrini, il bibliotecario dell'epoca, mise in salvo il patrimonio culturale degli incunaboli. Con la nascita delle università e l'interesse per l'antichità, la Capitolare diventò meta dove ricercare i testi antichi del passato. A questa biblioteca fecero riferimento i più grandi studiosi del mondo per reperire i testi preziosi antichi, tra cui Maffei, Dionisi, Bianchini, Muselli e altri scrittori e letterari. Dobbiamo quindi fare in modo che questi tesori rimangano vivi nei secoli, in quanto sono un patrimonio per l'umanità.